Artigiano in fiera, qual è l'importanza di questa manifestazione? Beh, è una manifestazione tra le più importanti di quelle che ospita Fiera Milano, giusto per dare qualche numero, per dire della dimensione. Noi oggi abbiamo qui per i prossimi 8 giorni una media città italiana, più di 100.000 persone al giorno. Questo vuol dire che abbiamo tante persone, più grandi di una città di Varese, di Como. Questo dice cos'è l'attrattività di questa manifestazione. Com'è andata quest'anno l'annata per la fiera? Molto bene, segue già un 2023 che era stato un anno record per fiera e anche quest'anno, nonostante sia un anno pari, cioè negli anni pari abbiamo meno manifestazioni rispetto agli anni dispari perché non ci sono alcune manifestazioni biennali, però stanno andando molto bene, avete visto anche i numeri che abbiamo comunicato al mercato con la chiusura della Nove Strale e che riflette poi nel valore del titolo. Previsioni per il futuro? Crescere ancora di più. La Lombardia è terra di artigianato, è terra nella quale si riesce a declinare la capacità del fare con la tradizione, con l'innovazione, con la sostenibilità. È qualcosa di unico. Qui in Lombardia la creatività va di pari passo con il saper fare e l'artigianato è sempre stata una delle basi della nostra economia. Oggi ancora di più, oggi riesce ad avere grandissimo successo. Poco fa abbiamo visto questi giovani che si sono dedicati a realizzare microbirrifici con birre artigianali di grandissima qualità. E poi non dobbiamo dimenticare la filiera della formazione che la Regione Lombardia ha impostato anche per favorire l'artigianato. Quindi è una bellissima manifestazione, la più importante al mondo, con la rappresentanza di più di 90 paesi. Qui abbiamo a Milano in questi giorni il mondo dell'artigianato.